Amore, amore, svegliati. Benvenuti negli studi di Television Net, siamo qui con Alessandro Nardone, Ciao scrittore, Silvia. autore. Ciao Alessandro, ci fai una piccola introduzione di te, ci racconti chi Certo. sei, da dove vieni e cosa E fai? cosa faccio? Bene, oltre al mio lavoro organizzo eventi, oltre alla passione per la politica, negli ultimi tempi mi sono buttato anche in un'altra passione, che è quella per la scrittura, scrivendo e poi riuscendo a pubblicare il mio primo romanzo che si intitola Ti odio da morire, appunto. Ti odio da morire, come lo descriveresti in tre parole? Beh, ti odio da morire, direi tanto amore, tantissima rabbia e molto pathos. La cosa interessante che mi piacerebbe sottolineare di Ti odio da morire è come ti sei inventato la promozione del tuo romanzo e come sei riuscito a farlo pubblicare, ecco. Beh, allora, farlo pubblicare è molto difficile, nel senso che oggi sono davvero tanti i manoscritti che ricevono le case editrici. Io ho impaginato il libro in maniera quanto più professionale, ho dovuto scrivere una sinossi e assieme a tutto questo poi ho spedito un curriculum a tutti gli editori. Quello che ho scelto è Arduino Sacco. Mi ha proposto un contratto che mi vincolava solo per questo romanzo, e mi ha fatto un discorso molto, molto serio, molto schietto, quindi ho deciso di pubblicarlo con lui. È stato un cammino difficile, ma tutto sommato rispetto a quello che si sente in giro, altrettanto veloce. E ci racconti la promozione come è avvenuta? La promozione è avvenuta quasi esclusivamente sui social network, in particolare su Facebook. Inizialmente con questo book trailer ho girato tutto con il mio telefonino, con la musica di sottofondo creata dal mio caro amico Simone Tommasini, che ha anche scritto l'introduzione del libro. E successivamente l'idea di creare su Facebook il profilo di Sylvie, che altri non è che la protagonista principale del romanzo. E così poi è nata l'idea di pubblicare sul mio giornale online, che si chiama italianpeople.info, queste sue interviste, di cui la seconda, in cui lei dice di essere stata avvicinata da questo noto politico di cui non vuole svelare l'appartenenza politica e che le aveva offerto una candidatura in cambio di una sculacciata, perché a lui piacevano queste pratiche un po' particolari, diciamo. E quindi poi la cosa è stata ripresa da svariati giornali, tra cui Novella 2000, che nel primo numero di agosto ha dedicato una pagina intera alla cosa, mettendo in evidenza anche il fatto che politici di rango come Bobo Craxi abbia commentato in pubblico l'intervista di Sylvie prendendosi la briga di scrivere: no, guardate che il politico di cui parla Sylvie non sono io. Storace invece con le sue solite battute l'ha commentata con una risata scrivendo mitica Sylvie, senza considerare poi tutte le mail private che ho ricevuto anche da altri personaggi politici dei quali però ovviamente non farò il nome, però diciamo che Silvi riceve molte proposte, è molto gettonata. Bene, noi di Television Net ti auguriamo ovviamente buona fortuna e ti ringraziamo Grazie molto. a voi per l'ospitalità.